andiamo ad Ancona, nella diocesi di Ancona-Osimo, dove prende il via, inizia proprio la sua operatività, il progetto WeEtCo per supportare l'imprenditoria giovanile. Un progetto nato all'interno dell'Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro dell'Arcidiocesi, scusate, di Ancona-Osimo, che può contare sulla collaborazione di diversi partner, ed è un progetto che appunto vuole sostenere idee dei giovani per il mondo del lavoro. Sul loro sito, ecco qui lo vediamo già nel nostro Ledwall, leggiamo: hai un sogno per il tuo futuro, tu mettici l'idea, noi ti sosteniamo con le competenze. Scopriamo in che modo funziona questo progetto, a chi è rivolto, e lo facciamo con Giuseppe Palestini, presidente di WeEtCo, in collegamento telefonico. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, noi abbiamo spiegato un po' in sintesi di cosa si tratta, ovviamente con lei andremo più nello specifico. Intanto so che è rivolto ad una fascia di giovani ben precisa, ovvero quelli tra i 18 e i 35 anni, residenti nelle Marche o iscritti nell'Università Marchigiane. E come funziona questo progetto? Sì, diciamo che la fascia è corretta, quella che ha indicato lei. Noi l'abbiamo fatta inizialmente partire, abbiamo fatto partire questo progetto per la nostra diocesi, poi si è allargato alla provincia di Ancona. Poi abbiamo visto che era il caso di farlo a livello della regione e ora stiamo, diciamo, pensando a un'espansione ulteriore, però devo fare una premessa, cioè. Allora, questa cosa è nata appunto per volontà del nostro arcivescovo Angelo Spina, che ha subito chiesto la collaborazione dell'UCID, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, che è un po' il braccio operativo di tutta questa operazione. Una parola solo sull'UCID, cioè chi è, no? L'UCID è Certo. un'associazione appunto di persone che è nata nel 1947. Quindi in un momento storico estremamente complesso che ha tutta una serie di somiglianze con quello che stiamo vivendo oggi, ed è composta da persone, imprenditori, dirigenti che intendono impegnarsi a testimoniare nel mondo del lavoro, chiaramente con la coerenza dei propri comportamenti, il messaggio evangelico e la dottrina sociale della Chiesa. Questa è la premessa. Noi siamo un'organizzazione nazionale e internazionale. Per cui, ecco, mi riaggancio a quello che dicevo prima, attraverso Lucid, nel momento in cui abbiamo già fatto partire a sufficienza e collaudato il nostro progetto in campo regionale, stavamo pensando di estenderlo in campo nazionale. Allora, cos'è WeEtCo? Allora, innanzitutto l'acronimo come sigla significa noi vogliamo lavorare insieme. Appunto WE, dall'inglese noi, co-working, quindi noi vogliamo lavorare insieme. La prospettiva è proprio diversa rispetto a quelli che sono gli incubatori o gli acceleratori che troviamo in giro e che sono nati per promuovere la nascita di start-up giovanili. Nel nostro caso noi abbiamo lanciato questo bando dove attendiamo come risposta l'iniziativa di giovani, quindi di nuove idee, che noi siamo disposti ad appoggiare con un luogo fisico, quindi abbiamo una sede fisica presso Castelfidardo, vicino Ancona, una sede fisica che abbiamo ricavato da una vecchia fabbrica di fisarmoniche, l'abbiamo risistemata tutta grazie al parroco Andremo Bertaluccio, della parrocchia dove si trovava questa fabbrica, e quindi abbiamo un luogo fisico dove possiamo ospitare per un anno i giovani a livello proprio di linea telefonica, di linea internet e a livello soprattutto di appoggio con quelli che sono i nostri iscritti, appoggio di consulenza commerciale, quindi commercialisti, appoggio legale, abbiamo degli avvocati e soprattutto ancora l'esperienza degli imprenditori che sono disposti e disponibili a mettersi a fianco di giovani per appunto dare consigli, per vedere con loro cosa fare, ripeto, in una situazione oggi che non è proprio semplice, cioè se io che sono imprenditore, per esempio, dovessi aprire azienda oggi da giovane come ho fatto 40 anni fa,
Sinceramente devo dire che è veramente complesso, è veramente difficile. Quindi possiamo sintetizzare che i giovani devono metterci l'idea, poi sarete voi comunque con una serie di consulenze, con una serie di professionisti anche a guidarli diciamo nella maniera giusta. Il bando è ancora aperto e approfittiamo anche per dare il sito dove appunto WeEtCo, dove è possibile, eccolo qui, scaricare il bando, partecipare, perché verranno selezionati un massimo di 24 progetti da sviluppare nel territorio appunto di Ancona Osimo e appunto i vincitori otterranno proprio questo supporto per la loro idea imprenditoriale. Intanto possiamo dire, leggevo, mi confermi lei se è corretto, che sono già iniziate a giungere le prime idee che si concretizzeranno presto, appunto diventeranno progetti. Una riguarda due cittadini immigrati che hanno proposto collegamenti di e-commerce per uno scambio di prodotti con le loro terre e la ristorazione, diciamo, riassumiamola, etnica. Giusto? Sì, giusto, confermo. Allora, noi innanzitutto abbiamo come progetto, che è partito circa 4 anni fa, abbiamo stipulato degli accordi, delle convenzioni e quindi sono diventati degli attori attivi all'interno del progetto stesso, con l'Università di Ancona, con gli istituti tecnici della nostra zona, con gli alberghieri, no? Quindi abbiamo tutta una sinergia abbastanza significativa intorno a noi. Abbiamo già fatto degli incontri con i giovani degli istituti, per esempio questa settimana abbiamo fatto un incontro con i giovani universitari di Ancona e di Macerata, a cui abbiamo cominciato a dare quelle che possono essere le esperienze di grandi imprenditori, no? Quindi anche loro sono, diciamo, rimasti nutriti in abbondanza. E, allora, dico questo anche perché quindi noi ci aspettiamo, con la collaborazione degli insegnanti, la nascita anche all'interno della scuola o subito, per esempio nel caso degli istituti tecnici superiori, appena i ragazzi escono, ci aspettiamo che anche in questo caso nascono delle idee, anche se abbiamo osservato quello che diceva prima, che i più intraprendenti, i più attivi in questo momento sono gli extracomunitari. Uno lo ha citato lei, l'altro, un altro progetto si è presentato con la volontà di voler realizzare un super ristorante dove fare cucina sia etnica che italiana. Perché noi abbiamo comunque sempre proposto questo, cioè piuttosto che prendere un pezzo del paese da cui si proviene, che è una cosa bella, e travasarlo e finire lì, la bellezza ulteriore sta nel creare qualche cosa di nuovo che sia una sinergia tra il paese da cui vieni e quello che ti ospita. E questo penso che è stato recepito fortemente da coloro che hanno presentato questi progetti. Intanto chiariamo che il supporto che voi mettete a disposizione, che appunto sia un luogo fisico, che è un vero e proprio ufficio, e sia appunto una rete di consulenze professionali, è del tutto gratuito. Esatto. Sì, è gratuito tutto, nel senso le spese, noi diamo anche per esempio un notebook a disposizione, cioè loro per un anno hanno questo ufficio pronto e disponibile. Poi è chiaro, finito questo periodo di incubazione, il termine è corretto. Che quanto dura? Quanto dura il vostro accompagnamento, quanto tempo dura? Un anno. Dicevo appunto, allora, finito questo periodo, se l'impresa è pronta per nascere, nascerà, se no finisce lì. E ci sono, Palestini, ci sono dei termini, delle scadenze per partecipare al bando? Vuole darci indicazioni operative? Magari chi ci sta seguendo può appunto. Ricordiamo però che è un progetto rivolto solo a chi risiede nelle Marche o chi è iscritto alle università marchigiane, giusto? Sì, giusto, però è anche vero che se per esempio ci sono degli appoggi nella regione Marche, anche chi viene dalla Puglia o chi viene da Lombardia, attraverso questo appoggio può creare una società o un primo nucleo che può senz'altro essere appoggiato dal nostro progetto. Dunque noi facciamo partire dei bandi ogni 4 mesi, no? Quindi diciamo che in questo momento non è un progetto chiuso, noi capiamo. E serve del tempo anche per elaborarlo. Abbiamo visto con i contatti che abbiamo avuto con i giovani
che anche per loro, no? Cioè, serve poter capire, comprendere cosa vogliono fare del loro futuro, quindi non gli ha dei limiti strettissimi, però ogni 4 mesi apriamo il bando e ogni 4 mesi facciamo la valutazione delle idee e le immettiamo nel nostro progetto. Ecco. Quindi è sempre possibile, insomma, dare spazio alla creatività dei giovani nel momento in cui appunto si ha un'idea. Poi in fondo il segreto qui, oltre a quello di avere ovviamente dei validi professionisti a supporto, è anche quello di fare rete, perché ovviamente quando ci si mette in comunità è tutto più semplice, ovviamente. Allora, noi la ringraziamo per essere stato con noi, per averci raccontato di questo progetto. Ricordiamo ancora il vostro sito internet, che è WeAtCo, dove si possono trovare, lo vedete qui, tutte le informazioni necessarie per partecipare a questo progetto e per trasformare un sogno nel cassetto in una vera e propria impresa. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Prego, voi. Prego, grazie mille. Prego.